Impegni, la regina è esausta e si ferma, questa volta ad avere bisogno di una pausa Camilla. Nulla di grave, solo pochi giorni di riposo fino all'11 marzo, ma ora la regina consorte, che dopo la diagnosi di tumore di re Carlo ha preso il suo posto in tantissimi eventi ufficiali, è stanca e ha bisogno di recuperare le forze. Una notizia che però destano poche preoccupazioni, se non addirittura sospetti. Cosa sta succedendo alla Royal Family? La sensazione è che dietro a queste assenze ci sia altro e la lista di indizi è lunga. Carlo d'Inghilterra ha 6 mesi di vita. Questa, l'ultima clamorosa notizia, diventata virale sul web. A riguardo Buckingham Palace tace. Risultato? Sui social le voci funeste continuano a circolare. Tanto che per qualcuno il re starebbe addirittura mettendo a punto la cosiddetta operazione Menai Bridge, ossia il piano per la sua morte, organizzandolo nei minimi dettagli, dalle musiche per il rito funebre al percorso del feretro. Un allarme questo che si aggiunge all'apprensione per la principessa Catherine, la cui assenza tanto prolungata e il silenzio del palazzo sulle sue reali condizioni stanno generando in rete teorie sempre più strampalate. Secondo la stampa spagnola, Kate sarebbe in coma farmacologico a seguito di complicazioni per il recente intervento all'addome. Per qualcuno invece la principessa si troverebbe a Miami in convalescenza dopo un lifting. Nel frattempo anche il comportamento di William, non sempre presente ai suoi obblighi, seminerebbe dubbi e incertezze. In questo clima di assoluto riservo da parte di Buckingham Palace, fedele alla regola ferrea never complain, never explain, ossia mai lamentarsi, mai dare spiegazioni, sul web inevitabilmente impazzano pettegolezzi, congetture e ipotesi che, per quanto cervellotiche, potrebbero non essere del tutto infondate. E allora ci chiediamo, in un'epoca dove i social hanno ormai reso le mura della privacy del tutto trasparenti, ha ancora senso che i sovrani inglesi mantengano tanta riservatezza al limite del mistero?